a conoscere meglio l'attività delle società sportive, delle squadre, dei vari sport che sono presenti sul nostro territorio. Oggi parliamo di tennis tavolo Reggio Emilia. Saluto Stefano Ferrini che è il capitano della squadra di B1. Buongiorno. Buongiorno. Allora ci racconta intanto della vostra società e poi andiamo a capire meglio in che campionati siete impegnati. Beh, inizierei a dire che eh, la società di Reggio Emilia <coughs> è nata nel 99 all'istaccamento di un'altra società, e da allora ha sempre eh, ha avuto campionati di Serie A, quindi sono più di vent'anni che il tennistavo Reggio Emilia ha <coughs> uh, la squadra in Serie A, e sono due anni che uh, abbiamo la massima categoria, quindi la 1. I campionati del, di quest'anno che la società propone sono due campionati nazionali, quindi la 1 e la B1 di cui io faccio parte, e tre campionati a livello regionale dove ci sono giovani e meno giovani, quindi persone più esperte che sono da tanti anni che giocano in società. Senta, peraltro, appunto, abbiamo eh. detto serie A1, poi in B, e peraltro il vostro compagno, un giocatore della prima squadra, eh, va ai mondiali, quindi eh, comunque è una realtà molto significativa, la vostra, anche per i massimi livelli, Sa esprimere. Sì, ehm, è un ragazzo che è arrivato quest'anno, che abbiamo cercato fortemente, che si chiama Andrea Puppo, e mh, dal 4 al 9 dicembre sarà protagonista ai mondiali under 19 in Portogallo. Tra l'altro è l'unico uh, ragazzo mas maschio della nazionale italiana che par prenderà parte a questo torneo, che appunto essendo a livello mondiale presenti i primi 32 eh, giocatori a livello mondiale, quindi insomma è un grande orgoglio sia per noi che per lui poter partecipare a, a questo torneo. Senta, quali sono gli obiettivi delle vostre squadre per questi campionati, per questa stagione sportiva? Beh, partiamo dalla prima squadra che è la 1. Sicuramente l'obiettivo principale è quello di, di salvarsi nel campionato, anche perché quest'anno è stata fatta una scelta di portare tre giocatori insieme al tecnico che siamo tutti italiani. Eh, e quindi sicuramente riuscire a portare a casa la salvezza il prima possibile in un campionato che quest'anno si dimostra molto difficile, è l'obiettivo principale, poi, se, se si riuscirà a fare meglio mo molto bene. Per quanto riguarda la B1, anche, anche per lì direi che eh, l'obiettivo principale è la salvezza, e poi vedremo quello che verrà durante la stagione. Ecco, per adesso siamo partiti. Tutte, in tutte e due le categorie molto bene la 1 è riuscita a portare a casa dei punti importanti in chiave salvezza e la B1 è a seconda seconda in campionato ecco. senta ma vi allenate insieme che tipo di legame c'è tra i giocatori tra voi giocatori delle varie squadre? allora allenarsi insieme è un po' difficile nel senso che ehm, due ragazzi che sono Andrea Puppo e Daniele Pinto sono al centro uh, federale a Terni, quindi si allenano diciamo, con, con le prime squadre e uh, con i migliori giocatori che in, ci sono in Italia. Um, io e um, Luca Zigliani, che è l'altro componente della, della B1, siamo di, ci alleniamo a corte maggiore insieme a Mattia Crotti, che è l'allenatore giocatore della squadra di A1. Damiano Seretti invece vive a Torino, per cui si allena separatamente da noi. Nonostante questo, negli anni, eh, soprattutto io, Luca Zigliani, Mattia Crotti siamo, e Damiano Seretti siamo riusciti a creare un, un legame importante. E, Daniele, Pup, eh, Daniele Pinto e Andrea Puppo sono arrivati quest'anno, ma eh, diciamo che il punto di forza di questi ultimi anni della nostra squadra è stato proprio il legame. Che c'è tra i vari giocatori, e insomma, in uno, in uno sport individuale, secondo me è un punto molto importante. E eh, a fine anno credo che porti qualche punto importante. Ecco. Senta, per chi si vuole avvicinare a questo sport, che caratteristiche hai? Perché ci si può appassionare tanto a questo sport? Beh, diciamo che ehm, è uno sport che può ehm, essere giocato a, a tutte le età e ad alti e bassi livelli, perché ci sono sia campionati diciamo, ufficiali e rilevati dalla federazione, come ci sono anche tornei diciamo, amatoriali e promozionali. Quindi ehm, sia per i giovani... Da, anche da piccola età, sei anni io per esempio ho iniziato a sei anni e anche in età avanzata è uno sport che è praticabile perché comunque le caratteristiche sia fisiche che ehm, diciamo tecniche possono essere modellate per il proprio stile di gioco cos'altro Sono... è uno sport molto affascinante credo eh, poco conosciuto, è riconosciuto come uno sport eh, um, amatoriale, proprio dilettantistico, tant'è che si gioca in spiaggia, eh, però è ricco di, di emozioni e di particolarità, quindi io lo consiglio. ecco. Senta, Secondo diciamo che solitamente chi non conosce questo sport un po' lo chiama il ping pong. E invece è giusto appunto anche sottolineare eh, che si chiama tennis tavolo. E, è giusto o sbagliato chiamarlo ping pong? Lo sminuisce forse? E, di, mm, è un po' una cosa che si porta avanti negli anni. Diciamo che la, il ping pong è, è riconosciuto proprio come lo sport amatoriale, ecco, sport da oratorio, mentre il tennis tavolo è proprio la lo sport riconosciuto anche a livello olimpico, tant'è che è uno sport uh, olimpico mm. e quindi sarebbe giusto chiamarlo tennis tavolo. Poi negli anni si sono aperte varie, varie sponde di questo sport, eh, e quindi è sempre più facile chiamarlo ping pong, però... Sarebbe corretto chiamarlo così. Vediamo che quanto è spettacolare. Senta, ho qualche altra domanda prima di doverla poi salutare. Intanto le chiedo, appunto, chi si vuole avvicinare eh, alla vostra società alla vostra attività, dove può andare? A Reggio, poi eh, gli altri atleti, eh, al di là appunto della situazione, e ci diceva, degli atleti della, delle vostre squadre di A1 e di B, dove si allenano? Cioè dove è possibile poi fare gli allenamenti, avvicinarsi all'attività della vostra eh, società? Allora, quest'anno abbiamo la possibilità di usufruire della palestra della scuola di Villa Bagno e diciamo che la palestra sostanzialmente è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e più o meno dalle 16 alle 20 e 30 abbiamo l'allenatore Liuvenu che ormai ha 17 anni, che, che è a Reggio Emilia, quindi ormai è reggiano adottato e segue lui la, la palestra. In questi giorni ci, si può, diciamo, ci sono i vari orari, si, si dividono un po' diciamo, i professionisti o quelli che comunque fanno attività agonistica e eh, tendenzialmente il lunedì, il mercoledì e il venerdì invece è dedicato più agli amatori e ai bambini che, che vogliono imparare. Quindi maschi e femmine, bambini un po' di tutte le età. Senta, ci dice un po' di parole, di eh, parole è importante conoscere, anche tecniche, i colpi piuttosto e altre terminologie, perché noi vogliamo immergerci negli sport attraverso le terminologie giuste. Beh, terminologie, diciamo che si rifanno un po' anche quelle che sono il tennis, quindi abbiamo il colpo di dritto, che è il colpo, diciamo che principalmente tutti gli attaccanti usano, poi abbiamo il rovescio e mh, la, la particolarità del nostro sport è che si applicano molti effetti, quindi il backspin è il, quello che porta la palla verso il, il basso, quindi il taglio, poi abbiamo il topspin che è quello mh, pre, prevalentemente utilizzato negli attacchi, quindi un effetto superiore alla pallina, e poi mh, non saprei, nel senso che ci sono gli, gli altri sono i servizi, i servizi laterali che portano la palla verso l'esterno del tavolo. E, mh, diciamo, questa è proprio la caratteristica del nostro sport rispetto al tennis, dove eh, si imprime meno effetto alla pallina. E quindi, eh, conoscere questi effetti, ma soprattutto poi saperli sfruttare al meglio è la caratteristica principale per un, un ottimo giocatore. Senta, ma lei quanto si allena? Voi quanto vi allenate? Io ult negli ultimi anni un pochino meno. Diciamo che fino a che ho avuto la possibilità mi allenavo 4-5 volte al giorno. Adesso eh, alla settimana. Adesso un paio di volte cerco col lavoro di organizzare le cose. Mentre chi gioca ad alti livelli come... La 1 diciamo che è buona regola allenarsi tutti i giorni e anche più volte al giorno. Senta, quali sono le nazioni Quindi, in cui questo sport è più diffuso? Beh, diffuso, posso dire che anche in Europa è, è molto diffuso, sia in Germania, adesso sono, si sono appena conclusi i mondiali eh, assoluti, la Svezia ha portato a casa degli ottimi risultati, tra cui un oro a livello di doppio e un argomento del singolo. Sicuramente l'Asia diciamo, è quella che predilige maggiormente eh, questo sport, mm -hmm. un po' per cultura, un po' per insomma, modo di, di sviluppare il gioco. Quindi Cina, Giappone, Corea sono sicuramente le prime a livello mondiale, però in Europa ci difendiamo bene, sia appunto Svezia, Germania, eh, anche la Francia è un'ottima scuola. In Italia siamo forse ancora un pochino indietro, però appunto. Eh, e per Ma questo che ne dobbiamo parlare, siamo stati felici di parlarne. Senta, la devo salutare mi dica quando è la prossima partita per lei. Allora, per me, eh, per la B1 sarà sabato 4 dicembre eh, in Traserta Sarentino, che è in provincia di Bolzano. Mentre per chi vorrebbe, volesse seguirci. L'11 dicembre alle ore 15 gioca la Serie B1 e mentre al 19.30 giocherà la, la Serie A1 contro il Circolo Prato, sempre a Villa Bagno, come abbiamo detto. E naturalmente siete presenti volesse... sui social e si può venire a vedere anche? Si può venire a vedere in palestra le, le gare di campionato, ovviamente con le norme covid Invece, chi volesse guardarci da casa, ci sono tutti i canali social: YouTube, Facebook, Instagram e abbiamo anche il sito della società ufficiale. E chi volesse seguirci, queste sono le, le, le pagine su cui guardarci. Ecco. Grazie mille, la dobbiamo salutare. Grazie a Stefano Ferrini, capitano della squadra di B1 del tennis tavolo Reggio Emilia. Arrivederci. Arrivederci, grazie.